Premio si inserisce nella rassegna della provincia Segnali di Pace e quest'anno vede nostra graditissima ospite Marie Béatrice Umutesi, ruandese profuga Hutu che della tragedia del Congo è stata testimone addolorata e sofferente, e come ci racconterà. O Congo Brazzaville. L'obiettivo era di arrivare in Congo Brazzaville. Attraversa lo Congo, la Repubblica Democratica du Congo de l'Est à l'Ouest. Attraversando il Congo appunto dall'est verso ovest. Soit sur une distance de plus ou moins 2000 km. Che è rappresentata da una distanza di più di 2000 km. L'armée rwandaise de Kagame ne se contente pas. L'esercito di Kagame, l'esercito ruandese di Kagame non si accontenta de détruire les camps de réfugiés, di distruggere i campi profughi, mais ils vont nous poursuivre, nous pourchasser sur toute la distance de 2000 km. Ma ci perseguitavano su tutta la distanza che abbiamo percorso, questi 2000 km. Et quand toute personne qui était attrapée, e ogni persona che veniva catturata, che ça soit un enfant, che fosse un bambino, che ça soit une femme enceinte, donna incinta, che ça soit une vieille personne, o una persona anziana, che ça soit un malade, o una persona malata, ils étaient tous tués, veniva ammazzata. Pour échapper à nos poursuivants, per poter scappare ai nostri persecutori, nous étions obligés de marcher de jour et de nuit. Eravamo obbligati a camminare giorno e notte. Et sans aucune aide humanitaire. E senza alcun aiuto umanitario. Dans ces conditions, seuls les plus forts ont pu sortir de la forêt. E in queste condizioni solo quelli più forti hanno potuto uscire dalla foresta. Les autres sont morts soit tués, tutti gli altri sono morti o ammazzati, soit de maladie, o di malattia, ou de faim, o di fame. Vous comprenez que la plupart de ceux qui sont morts, potete quindi capire che la maggior parte delle persone morte, c'était surtout des enfants, erano soprattutto bambini, des femmes, donne, et de vieilles personnes. E persone anziane. Nous étions dans les 600 mines à quitter l'est du Congo. Quando abbiamo iniziato la nostra marcia eravamo nell'est del Congo, eravamo circa 600.000. Mais une vingtaine de mille seulement est arrivé au Congo Brazzaville. Siamo arrivati solo in 20.000 in Congo Brazzaville. Quand quelqu'un était trop fatigué pour marcher. Quando qualcuno era troppo stanco per continuare a camminare, il se couchait au bord du chemin et attendait la mort. Si accasciava sul bordo della strada e aspettava la morte. Personnellement, j'ai survécu. Personalmente, io sono sopravvissuta. Parce que une famille congolaise m'a ramassé au bord de la route. Perché una famiglia congolese mi ha raccolta sul ciglio della strada. M'a nourri. Mi ha nutrita. Soignée, curata. Et c'est grâce à ces familles congolaises. E grazie a queste famiglie congolesi. Que je suis ici devant vous ce matin. Che sono qua davanti a voi questa mattina. Adesso il saluto per tutti noi dell'assessore Amelia Frascaroli del Comune di Bologna che col Congo ha anche un legame personale. Io sono molto commossa, emozionata, quindi non riesco a dire molto. Intanto per me è stata una scoperta straordinaria quest'anno incontrare l'organismo La Casa degli Angeli, incontrare Ned e Fortunato, conoscerli. Mi è sembrato un grande regalo alla città di Bologna, al nostro territorio, alla nostra comunità civile, che due persone da un dolore della loro vita abbiano saputo creare una così forte realtà di attenzione alla pace e vadano a cercare la speranza in tutti i luoghi del mondo e ce la portino a casa, ce la portino qui.
Dal libro di Marie-Béatrice Mutessy, Morire o fuggire in Zaire. Sono arrivata al campo profughi di Tinghi Tinghi nel mese di dicembre del 1996, quando il campo non era ancora pronto. Abbiamo dovuto arrangiarci da soli per creare latrine di fortuna. Lo stato di salute dei rifugiati era già degradato dalle lunghe marce e dalla denutrizione. Su un terreno simile, senza igiene, le epidemie di dissenteria e di colera erano devastanti e si contavano decine di morti al giorno. Quando lanciai il primo avvertimento, nessuno volle credere. Poi cominciarono ad arrivarmi tutta una serie di notizie e di informazioni da ONG, normalmente anche di comboniani, che vedevano sul territorio zairese, vedevano inseguiti e fuggendo nelle foreste, inseguiti dalle truppe ruandesi, di Kabila e quant'altro, centinaia e decine di migliaia di persone fuggire terrorizzate. Nessuno volle credere ancora. Decisi quindi di andarci e ci andai via Kinshasa con un piccolo aereo. Li scoprimo a Tinghi Tinghi, 250.000, in condizioni veramente disperate e disperanti, difficili anche da rifornire di aiuti umanitari per noi che pure eravamo ben intenzionati. Lanciai da quel campo un avvertimento severo alla comunità internazionale. Devo dire che non servì a nulla. Tornai e riferii al Parlamento europeo, riferii a tutte le capitali, riferii al Consiglio dei Ministri di Sviluppo che si riunivano. E devo dire che non siamo riusciti, o non sono riuscita, a smuovere, come dire, un apprezzamento cinico della realtà che voleva sostanzialmente dei nuovi leader in quei paesi, voleva Kagame, voleva Kabila, voleva Museveni, insomma un po' di realpolitik ha bruciato la vita di centinaia di migliaia di persone. Se ho capito bene, alla fine, dopo tragedie infinite nelle foreste del Congo, sono arrivate alle sponde del mare del Congo Brazzaville 10.000 persone. Non li ho persi di vista un giorno, li ho seguiti con amarezza e disperazione. Ma devo dire che insieme con Srebrenica, questa è una delle grandi sconfitte, mie forse personali, certamente della comunità internazionale. Ora, credo che il coraggio, le sofferenze di Marie Beatrice e di decine di migliaia di altri debbano essere... Questi giorni viene dato il premio alla pace all'Unione Europea. Forse dovremmo viverlo, questo premio, come un avvertimento severo che stiamo veramente un po' calpestando all'interno e all'esterno, e l'abbiamo fatto nella nostra storia, alcuni valori di base a cui dovremmo tenere di più. In ogni caso, grazie di questa iniziativa, grazie a Marie Beatrice, grazie a Nedda, grazie a tutti quelli che sarete lì. Diamo il premio a una ruandese. E c'è una bella bandiera congolese, cioè che rapporto esiste fra questi due paesi, l'avete capito benissimo, c'è stato un paese aggressore di un paese pacifico, con una popolazione pacifica che pur vittima e assalita e aggredita ha aiutato le vittime ruandesi. Prego Marie Beatrice Umutesi di venire al mio fianco per la lettura della motivazione del premio. Prego, Marie Beatrice. Thank you. Oggi, 20 ottobre, nella prestigiosa Cappella Farnese di Palazzo d'Accursio in Bologna, il premio internazionale Daniele Po viene conferito a Marie Beatrice Umutesi, vittima e testimone di un genocidio ignorato, per il suo impegno nella difesa dei diritti umani attraverso la forte e costante denuncia del genocidio dei profughi Hutu e del dramma del popolo congolese. Con il premio a lei assegnato si vogliono ricordare e onorare gli oltre 7 milioni di vittime di una violenza rimasta impunita, che ancora oggi continua a mietere vittime nel silenzio imbarazzante e vergognoso della comunità internazionale, più propensa ad accumulare profitti
anche illeciti, piuttosto che favorire il cammino verso la vera democrazia e la pace. Consegna il premio la signora Nedda Alberghini, presidente dell'associazione Onlus, Le Case degli Angeli di Daniele. Merci beaucoup, Nedda. Ancora grazie, Nedda. Merci beaucoup, Fortunato.